Ciao Lina! Bentornati, oggi facciamo una nuova storia con la mia regia. Lolina, le tue storie sono sempre, sempre, sempre più apprezzate. Che cosa ci fai vedere oggi? Oggi vi faccio Hansel e Gretel. Wow. Ah, Hansel e Gretel, bella storia. Sì, sì, sì. Sai che ci stanno chiedendo in tantissimi se fai Alice nel Paese delle Meraviglie? Sì, la farò molto presto. Però stai preparando tutto, fammi indovinare. Eh sì, è un po' grosso, ci sono un sacco di personaggi, ci devo lavorare molto e io, come sapete... Immagino che è molto difficile. Eh no, più che altro che non ho i materiali, cioè qui è tutto complicato, quindi la farò molto presto. Se vuoi ti aiuterò io con un po' di materiali. Grazie. Ok. Perché alcuni ce li ho. Vabbè, oggi facciamo Hansel e Gretel. Siete pronti? Prontissimi. E il ciak dove l'hai messo? Aspetta, l'ho messo qui. Allora, faccio la voce narrante? Sì, certo. Partiamo. Sì. Chuck si gira. Tec. C'era una volta, in una casetta vicino a un bosco, una famigliola che era composta da un papà. Che cade? No, forse si regge. No, cade. Stai qui. Da un papà. Ci sta. E da un fratellino e una sorellina. I due bambini si chiamavano Hansel e Gretel. Ma sono due ragazze. Sì, lo so. Abbiamo le LOL e le LOL sono tutte femmine. E nella terza serie Wave 2 uscirà un lollo maschio. Ma fino ad allora ci sono loro, va bene? Ok. Va bene. Ok, scusa Lolina. Niente. Il papà decise di risposarsi per far avere una figura materna alle sue figlie. E questa è la nuova moglie. Ma all'inizio sembrava brava, ma poi dopo invece si dimostrò viziata e antipatica. E stava sempre a rimproverare le ragazze e spendeva tutti i suoi soldi al parrucchiere, finché la famiglia cadde in rovina e diventò povera. Un giorno ci fu un aspro litigio. Insomma, non è possibile! Abbiamo solo una rapa da mangiare! Vabbè, ma la rapa è buona! No, ma è una rapa diviso 4! E quindi faremo un po' per uno! No, perché quelle due mangiano come non lo so. Stanno in crescita le ragazze, è normale, sono adolescenti. No, basta, mi sono stufata. Cara, e quindi che cosa dovrei fare delle mie adorate figliole? Buttale. Cioè cosa? Le butti. Ma sono le mie figlie. E quindi? Le accompagni nel bosco, le lasci lì, te ne vai e torni a casa. E ci mangiamo la rapa in due. Che ce n'è di più? Ma no, le mie bambine. Ma quale genitore farebbe mai una cosa del genere? Ok, va bene, cara. Non è tanto cattiva questa risata. Hai ragione, devo fare la risata da cattiva? Eh già. Ecco, adesso va bene. L'hai già detto. Basta. Ok. Organizza e portale via. Va bene, cara, però poverine, poverine no. Portale via, buttale. Hansel, hai capito che cosa è successo? Quella cattivona ci vuole buttare nel bosco. Cosa possiamo fare? Guarda, mi è venuta un'idea. Questa sera, quando andiamo a dormire, io esco dalla finestra, vado in giardino e prendo dei sassolini. E che cosa faremo con questi sassolini? Quando papà ci porta nel bosco, io metto i sassolini per terra, faccio un percorso, una mappa e quando lui se ne va noi riseguiamo i sassolini e torniamo a casa. Evviva, evviva, evviva! Ok, dai, questa sera faremo così. Il mattino dopo, con una scusa, il padre portò le bambine nel bosco. Ragazze, andiamo nel bosco! Ok. Ma papà, andiamo, ci sei, vai vestito in quel modo nel bosco? Sì. Siamo poveri, quindi non ho più vestiti. Ho dovuto mettere quello del matrimonio e ho solo questo. Ah, ok. Dai ragazze mie belle di casa, andiamo, tesore mie belle di papà. Ok. Infatti, proprio belle. Belle! Mentre camminavano, Hansel lasciava dei sassolini lungo il tragitto. E così dopo non gli fu difficile tornare indietro. Allora, questo, poi aspetta, di qua, poi qua, andiamo, andiamo, ecco casa, la vedo! Sì, ecco! Dai, andiamo, evviva! Cena che tornano a casa, ciak! Il papà e la matrigna cattivaccia
Erano a tavola e si stavano dividendo la rapa in due, quando sentirono i gridolini di gioia delle bambine che tornavano. Evviva! Siamo tornate! Ma... ma com'è possibile? Ma no! Queste due bruttone sono tornate! Eh no, caro, e ti chiedo una cosa, e non me ne fai mai una dritta! E su, e se ti dico butta le bambine, ma buttale bene, no? Cara, non so, devono aver fatto qualcosa per tornare indietro, non saprei che dire. Ah, forse avranno lasciato dei sassolini per strada. Bravo, chiudile in camera così questa sera non potranno andarli a prendere. Cara, sei veramente cattiva. Grazie, tesoro. Fammi una risata cattiva. E così quella notte le due ragazze rimasero chiuse in camera e Hansel non poté andare a prendere i sassolini. Quindi si inventò uno stratagemma. Come possiamo fare? Guarda, qui sotto il materasso ho un panino del mese scorso. Ah, e perché lo tenevi lì? Boh, non lo so. Metti che papà ci abbandonava nel bosco e non ci faceva prendere i sassolini? Giusta idea. Metti che avevamo soltanto una rapa? Che cosa buttavo? Briciole di rapa? Giusta osservazione. Bene, quindi potremmo buttare queste bricioline e tornare seguendo il percorso. Giusto, ottimo. Bene. La mattina dopo, il papà cercò di riportare le bambine nel bosco. Venite ragazze, vi porto nel bosco. Ancora? Ma ci hai portato ieri? E poi sei tornato indietro da solo? No, io? Già, adesso scusami, mi dovresti dire per quale motivo noi dovremmo tornare nel bosco con te dopo che siamo state abbandonate ieri. Non è logico. Ragazze, è una storia. Il copione dice così. Camminate zitte. Va bene, papà. Mentre camminavano, buttavano le loro bricioline di pane, che sì, erano simili ai sassi del giorno prima. Ma questi abbiamo. E basta, ci sono questi, su, va bene così. Poco dopo, però, successe una cosa imprevista. Buono! Dino, rimetti subito a posto la papera. No. Fallo subito. Va bene. Eccola. Non la fai più. È cattiva. La sera le ragazze cercarono di tornare di nuovo a casa. Che poi perché volessero tornare a casa se poi le ributtavano? Non si sa, però vabbè. Ma non trovarono più le briciole. Ma non ci sono più le nostre briciole. Ma che è successo? Ma che le ha mangiate la papera? Sì. Ma no, ma sei cattiva! Vuole. Ma non ti poteva, che ne so, divorare un dinosauro? Lascia sta. Fatto. Dove andiamo? Di qua? Di là? Dove possiamo andare? Proviamo da questa parte. Ma non sono sicura. Boh. Camminando, le ragazze arrivarono fino a una casetta. Ma non era una casetta normale. Era una casetta tutta ricoperta di cose da mangiare. Il tetto era di cioccolato. C'erano biscotti, crepe, frappuccini, bignè, marshmallow. Evviva! Guarda che bella casetta! Magari ci potranno offrire qualcosa. Improvvisamente arrivò una vecchietta. Vecchietta no! No, vecchietta no! Perché vecchietta? Lollina! Che è sta storia? C'è scritto così nel copione. Non si può cambiare poco poco? Va bene. E arrivò una strana ragazza coi capelli blu e neri. Ciao! Entrate! Bambine! Che voce strana che ha. Entrate, volete qualcosa da mangiare? Sì! Quasi quasi, noi siamo un po' a dieta da un po' di tempo.
Perché? Dovete perdere peso? No, a casa ci danno poco da mangiare perché è una lunga storia. Prego, prego, venite, qui c'è tantissimo da mangiare. Le ragazze entrarono e si rifocillarono. Che vuol dire rifocillarono? Mangiarono un sacco. Le due ragazze mangiarono, bevvero e si rifocillarono. Sai cosa vuol dire si rifocillavano? Che? Mangiarono tanto. Ah. A un certo punto però la strana persona, la vecchietta che però era una ragazza, la ragazza della casetta, gli disse una cosa. Allora, ragazze, vi devo dire una cosa. Cosa? Che sono cattiva. Scappiamo! No, non scappate. Adesso io faccio entrare la gabbia. Prego, prego, entri pure la gabbia, grazie. Chi? E adesso, Ansel, tu andrai nella gabbia dove dovrai mangiare a dismisura. Perché? E tu dovrai pulire la casa. No, lui dovrà mangiare perché dopo io ci dovrò fare... Il brodo? Ma... Lolina? Dimmi, Dusk. Cioè, scusami. Io mi dovrei mangiare Ansel? La storia in teoria prevede questo. Cioè, e questa sarebbe una storia per bambini? Sì. No, Maria, io esco! Ma dai, non puoi fare così, torna! Lollina non riusciva proprio a far riprendere la storia. Lollina? Sì? C'è un altro problema. E quale sarebbe? Allora, praticamente noi dovremmo, spingere la strega nel forno, che è reato, e rubarle tutti i soldi, che è sempre reato, e portarli a casa, come non si sa perché non ci sono i sassolini, se no saremmo già tornate, e dare i soldi alla matrigna. Ma non esiste proprio, io mi rifiuto. Ah, ma è un ammutinamento, ma non si finisce questa storia in questo modo, come facciamo? Ragazze? Sì? Mi è venuta un'idea. Che cosa? Ma scusate, per quale... Dove vai? Ecco, esatto, in piedi. Ah, scusa. Ma per quale motivo io dovrei mangiare e voi dovreste buttarmi nel fuoco? Cioè, alla fine, è no? Reato. Esatto. Ma poi soprattutto, perché non facciamo... Non viviamo bene insieme, non rimanete qui e insieme a me e siamo tranquille? Dai, okay. Togliamo quella poverina dalla gabbia, ok? E mangiamo allegramente, no? Ragazzi, guardate! Ma chi è? Nel frattempo stava sopraggiungendo un'altra persona. Salve! Scusami. E tu chi sei? Sono un avvocato, volevo soltanto notificarvi che la matrigna è stata arrestata. Per quale motivo? Abbandono di minori... Noi? Esatto. Antipatia? Esatto. Risata malefica? Esatto. E soprattutto perché si è viziato una rapa. Cosa? E l'ha tagliata a fette e l'ha anche mangiata. No, dai, non prendertela così. Vabbè, sono svenuta. E quindi niente, c'è qui vostro padre che vorrebbe... Basta? Stai in piedi? C'è qui vostro padre che vorrebbe parlarvi. Volete parlare con lui? Sì. Maria, posso aprire la busta? Apri, apri, va bene. Ok. Ragazze, vostro padre è qui! Figlie, vi devo chiedere scusa. Sono stato proprio... cattivone. Ti perdoniamo. Oh, grazie, ragazze. Ma chi è quella lì? No, l'avvocato. Quella con i capelli blu-neri. Chi è? Lei abita qui, in questa casetta. Piena di dolci. Ma sapete che è molto carina? Salve. Vuoi un po' di Nutella? Grazie. Ma non sai che sei molto carina? Oh, grazie, molto grazie. Ma se io mi innamoro ci sposiamo? Sì. Evviva! È caduta.
E così la storia finì in modo un po' strano. Praticamente Hansel e Gretel erano stati liberati. La stregaccia non era una stregaccia, ma era una bella ragazza, e si sposò con il papà che aveva ormai lasciato la cattivona. E quindi, per festeggiare alla fine, tutti mangiavano cioccolato, biscotti, dolci, tic-tac, e vissero per sempre felici e contenti. Ragazzi, spero che vi sia piaciuta! Riempite il video di like e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube. E soprattutto, un bacio a tutti quanti! A presto! Ciao! Dino! Lascia il biscotto. Passerai l'estate. No, non fai fai bravo. Dai, però un pezzettino potremmo darglielo. Almeno uno sì. Tieni, uno te lo regalo.